Mister Puccica, allora per voi direi un buonissimo punto, nonostante le occasioni sfumate nella ripresa, addirittura in inferiorità numerica, probabilmente potevate portare qualcosa in più a casa. Sì, ha detto bene, però noi venivamo da una brutta sconfitta domenica, dove credo per la prima volta avevamo visto una squadra anche caratterialmente un po' al di sotto di quello che comunque ha sempre fatto, e oggi, al di là del risultato che comunque era importante, avevo chiesto alla squadra veramente di dare una risposta sotto il profilo caratteriale, e credo che oggi sotto questo aspetto ci sia stato veramente non una grande ma una grandissima risposta, per cui questo ci deve dare forza e coraggio per continuare, per fare bene queste 15 partite, perché sappiamo che le squadre in questo girone sono tutte ben attrezzate, ma con questa determinazione, con questa voglia di fare, abbiamo la possibilità per tirarci fuori da una situazione che non è drammatica ma è un po' deficitaria. Mi sembra che entrambe le squadre abbiano una grossa difficoltà ad andare in rete, diciamo difendono discretamente bene però non riescono a segnare. Basta guardare i numeri, noi credo che con lo 0-0 di oggi, se non erro, eravamo la terza difesa del campionato, potremmo diventare la seconda miglior difesa del campionato, però credo siamo il penultimo attacco del campionato. Purtroppo il calcio, per vincere le partite bisogna fare gol o perlomeno prenderne uno meno degli altri. A noi questo non ci succede con troppa facilità, pur avendo c'è qui il cronista di Piancastagnaio che può confermare quante occasioni ogni partita abbiamo e purtroppo non riusciamo a finalizzare. Come mai? L'espulsione di Del Colle, 10 contro 11? Ma io credo che per l'atteggiamento che ha avuto l'arbitro nell'arco della gara sia stata un'esagerazione, perché mi sembra che ha arbitrato all'inglese, non ha mai quasi ammonito nessuno, e tutto un botto ha tirato fuori questo cartellino rosso, sicuramente su un fallo, ma non mi è sembrato da espulsione. Certo, in quel momento poteva essere per noi una perdita importante, ma la squadra ha reagito benissimo, è stata sempre compatta, anzi con Golfo ha avuto la possibilità di passare in vantaggio, così non è stato, però ripeto, oggi era importante dare una risposta sotto il piano caratteriale e c'è stata una grandissima risposta. Un po' a sorpresa all'inizio Golfo e Rinaldini in panchina, le ragioni di questa scelta? Ma noi abbiamo, anche se numericamente non sono attaccanti che hanno fatto tantissimi gol, ma abbiamo Mammetti, Rinaldini, Golfo, Rabbenni, Ancione, che a volte possiamo utilizzare. Voi sapete benissimo, meglio di me, che con l'utilizzo delle quote 96-97 alcuni grandi devono per forza stare fuori. Domenica ha giocato Golfo e Rinaldini, avendo giocato due partite in pochissimi giorni, ho cercato di dare i cambi per avere più fisicità, e avevamo anche studiato l'ingresso di Golfo nell'ultima parte della partita, perché sappiamo che con la sua velocità poteva mettere in crisi la squadra avversaria. Mister Pianese, Poggi Bonsese in casa la prossimo turno. Ma guardi, adesso noi ci portiamo a casa questo punto, soprattutto ci portiamo a casa una grande prestazione, ci rilassiamo un attimo e da martedì penseremo al Poggi Bonsi, sapendo che affronteremo un'ottima squadra, però se riusciamo a ripetere questa prestazione caratteriale con determinazione, noi possiamo vincere la partita domenica. Due parole sugli avversari? Ma voi sapete benissimo, meglio di me, che quando i risultati non vengono, e soprattutto per una squadra che credo che era partita con altri obiettivi, è difficile giocare, perché giochi sempre con una pesantezza in testa, sempre al limite di una contestazione, di una tensione, per cui non è facile. Secondo me la Massese ha uomini, ha qualità, ha ambiente, ha tutto per tirarsi fuori da questa situazione, però
Purtroppo non è facile quando si vive e si affrontano le gare sempre con la tensione altissima, per cui ribadisco, tecnicamente ha la possibilità per uscire da questa situazione.